Ciao a tutti, allora, rieccoci qua, il campionato era iniziato, io rieccomi a fare quelli che ormai sono diventati classici commenti sulle partite del Livorno. Allora, cosa c'è da dire? C'è da dire che per nostra fortuna abbiamo iniziato il campionato con una vittoria. Sarebbe bugiardo dire bella vittoria, perché così non è stato. Perché il Livorno, soprattutto in base alle cose dette, diciamo, in questo precampionato, ovvero al discorso di tornare, di provare a tornare in Serie B, addirittura fare come slogan, diciamo, l'hashtag combatti Livorno con la B maiuscola e altre tante altre cose. E la prestazione di Livorno, a parer mio, è stata clamorosamente sotto le aspettative. È vero, giudicare già la squadra, insomma, tutto l'organico da questa partita qua, che è la prima, sarebbe sbagliato, però diciamo farsi un briciolo di idea sulla squadra credo che non lo sia. E io vi dico che per quanto riguarda almeno la prestazione della squadra, ieri appunto è stata sotto le aspettative e ci sono un pochino rimasto male. Forse so io che magari spero sempre che Livorno possa fare in uno squadrone, e spero sempre che magari la qualità del gioco sia superiore, però diciamo che credo che anche chi non si fosse fatto appunto super illusioni, come magari purtroppo, perché diventa un purtroppo se stanno così come sono fatto io, direi che anche ieri, che ieri chiunque si sia rimasto un po' male, ecco. Comunque, parliamo un po' della partita. Allora, va detto che Livorno per la prima metà di gara è entrato in campo con una mentalità, con una concentrazione assolutamente sbagliata. Perché? Perché si è fatta schiacciare clamorosamente dal Gavorrano, non per tutto il primo tempo, ma per gran parte. E infatti addirittura, vabbè, seppur diciamo abbiamo preso gol per una gaffe clamorosa di Mazzoni, ovvero che Mazzoni, per chi non sapesse, ha voluto provare a scattare in questo caso l'attaccante al Gavorrano, insomma, nonostante questo appunto siamo andati in svantaggio. Allora, cosa c'è da dire? Perché sennò magari poi lo voglio precisare, perché magari uno può fraintendere quello che dico. Per l'amor di Dio, è vero che il Gavorrano fa parte chiaramente di quest'anno della Lega Pro, però stando a quello che ho letto è addirittura la prima volta che vengono in Serie C, e addirittura, se non sbaglio, hanno comunque una squadra molto molto giovane, nel senso ho addirittura visto che l'età media della squadra addirittura è sotto i 23 anni. Quindi cosa voglio dire quando dico Livorno si è fatto schiacciare il Gavorrano? Non voglio dire che Gavorrano, per l'amor di Dio, è l'ultima squadra arrivata e non so, noi siamo straforti, allora no, con tutto il rispetto, diciamo che però ha detto che almeno sulla carta dovevamo essere noi a schiacciare il Gavorrano, è questo che volevo intendere, ripeto, senza mancare di rispetto a nessuna squadra, in questo caso il Gavorrano. Insomma, fatto sta, concludendo il discorso del primo tempo, il Livorno è entrato malissimo in campo, si è fatto schiacciare il Gavorrano per gran parte appunto del suddetto tempo, e addirittura ci siamo ritrovati in svantaggio. E vi dirò, nel primo tempo io personalmente pensavo che se Livorno continuasse già così non ci fosse assolutamente speranza di poter riaggrappare quantomeno il risultato, addirittura di ribaltarlo. Cioè, fatto sta, Livorno rientra dalla pausa e meno male ha una mentalità diversa, una mentalità più, diciamo, coerente con quello che erano le aspettative su questa partita qua, ovvero che Livorno incomincia a spingere un po', fa l'opposto, ovvero che schiaccia il Gavorrano, addirittura lo schiaccia, io direi, per un buon 90% del secondo tempo, quindi quasi completamente, e per fortuna, perché è stata secondo me la fortuna principalmente a far sì che noi potessimo ribaltare addirittura il risultato, Livorno riesce appunto a fare dei gol. Il primo con Dumbia, con diciamo che gol fatto grazie anzi soprattutto ad un liscio, se possiamo definirlo così, di un difensore del Gavorrano. Infatti, lasciando il pallone, Dumbia se l'è ritrovato davanti a sé, ha solamente, diciamo, tirato tranquillamente e ha fatto gol. Il secondo sicuramente un gol più bello, però diciamo un gol bello, ma secondo me è fortunoso, perché sono quei gol lì che ti vengono una volta ogni 50 tiri forse, però niente, complimenti a Pedrelli appunto.
appunto un bel tiro di Pedrelli ci ha permesso di ribaltare il risultato. Scusatemi se sto un po' impappinando. Comunque, diciamo che sicuramente era giusto che il Livorno facesse gol, però ha trovato questi due gol in maniera fortunosa, perché tralasciando queste, diciamo, due occasioni da gol, il Livorno credo che ce l'abbia avuta solamente, forse sempre nel secondo tempo, una barra due di occasioni per poter comunque far gol. Non è che il Livorno ha fatto 8.700 tiri, ed è per questo che ho detto che il Livorno ha trovato in maniera fortunosa i gol, e tanto più, diciamo, ho detto anche che è stata una vittoria fortunosa a inizio video, perché ve l'ho detto adesso. Quindi, riassumendo il tutto, per quanto riguarda la prestazione veramente indecente il primo tempo, e un po' meglio, non bella, un po' meglio soprattutto rispetto al primo tempo nel secondo. Per quanto riguarda la partita in sé per sé, se c'è da fare un commento, ripeto, non si può giudicare la squadra da una partita. Perché è vero, c'è anche che precampionato, però poi la testa, diciamo, quando poi giochi il campionato è come se riniziasse tutto, ecco. Quindi, cioè, come se in realtà rinizia tutto. Quindi, diciamo che i commenti si danno sulle partite del campionato, non tanto sul precampionato. Insomma, mi sto perdendo un po'. Quindi, stavo dicendo, per quanto riguarda la prestazione in sé per sé, direi che c'è molto da migliorare. Dove c'è da migliorare? Ecco, volevo dire questo. C'è da migliorare, secondo me, nel reparto abbastanza d'attacco, perché per ora, anche se ieri Livorno secondo me ha fatto un po' di turnover, perché mancavano i vari vantaggiati, anche se è entrato nel secondo tempo. Valiani, se c'è sempre, perché qui non si capisce, la regola c'è, che non ho visto le formazioni poi della panchina, cioè chi c'era in panchina, sinceramente. E poi magari altra gente così, però. Per quanto visto ieri è mancato, secondo me, abbastanza l'attacco, e poi il centrocampo, perché c'è stata poca regia. E poi, diciamo, nel primo tempo si è visto qualche lacuna difensiva. Secondo me, diciamo che sì, ho detto tutti i ruoli, comunque sono tutti un po' da rivedere, ecco, perché, soprattutto dal punto di vista mentale, perché non si può entrare in campo così. Per sua partita credo non ci sia da dire altro. Spero di essere stato abbastanza, diciamo, esaustivo nel commento. Diciamo che ci devo un po' rifare la mano, a commentare le partite. E per finire volevo solamente parlare un attimino, perché sono stato, diciamo, in silenzio stampa, no? Tutta l'estate, non ho neanche scritto niente sulla mia pagina Facebook. E volevo parlare un po' comunque del mercato di Livorno e dal punto di discorso aspettative. Allora, perché mi sono creato grosse aspettative? Perché, stando a quanto disse Sottillo, perlomeno a quanto ho capito da quello che disse, che magari poi si è frattando le cose, lui optava per avere un gioco più veloce. E di conseguenza ha deciso di vendere, secondo me, gente che non andava venduta. Qual è la cosa che non mi torna? Io diciamo, concordo con lui, ho detto, se ti riesce a far sì che Livorno abbia un gioco veloce, ben venga, anche perché se giochi veloce, soprattutto in Serie C, qualche gol le fai, rispetto al gioco lento, sì, nel senso, dai meno chance alla squadra avversaria di capire il tuo gioco e comunque di difendersi, ecco. Il problema è che ieri, turnover o meno sia stato, cioè, è stato il classico gioco d'anno scorso, se si può definire gioco, cioè lento, stralento. E la cosa che un po' mi turba, diciamo, è che il Livorno ha venduto comunque gente che secondo me non doveva vendere. La cosa che non mi torna è questa qua. Quindi, per ora, ripeto, non si può giudicare tutto da una partita sola, però per quanto visto ieri, diciamo, non mi è piaciuto questa cosa lì. E per quanto riguarda invece il mercato in sé per sé, io sono stato in silenzio stampa, diciamo, perché non, cioè, il mercato comunque è inesistente. Penso che l'unico vero e proprio acquisto buono sia stato Doumbia, ma non tanto perché ieri ha fatto il gol, ma perché ieri è stato l'unico che veramente poteva, diciamo, un po' aprire la partita. Cioè, è l'unico che, secondo me, ha fatto una partita decente. Non che quell'arti abbiano fatto schifo o altro, ci mancherebbe, però è l'unico che è prevalso fra gli 11 in campo, che si è visto che ha qualche qualità in più. Quindi l'unico vero acquisto, diciamo, o perlomeno buon acquisto, secondo me, è stato Doumbia. Per il resto è inesistente.
Perché? Perché si è preso i classici giovani. Per l'amor di Dio, poi ci può essere anche il talento. Ben venga, speriamo. Però, per quanto visto, sono tutti giovani con zero esperienza diciamo, nei campi, diciamo, professionisti. E quindi, boh, per me è stato un mercato inesistente. Questa è la mia opinione. Ora, non so se magari col fatto che siamo all'ultima giornata di calciomercato possa venire fuori qualcosa. Per ora, per me, il mercato di Livorno non mi è piaciuto, tralasciando il discorso Dumbia. Questa era una cosa mia che ci teneva a dire, anche se vado, sono andato un po' fuori tema, ecco. Boh, però comunque questi giovani mi possano sorprendere, ecco. Questi classici ormai prestiti, più che altro, mi possano sorprendere. Insomma, detto questo, non c'è da dire altro. Mi scuso se magari sono stato un po', diciamo, come si può dire, scarso tra virgolette di contenuti nel commento. Solamente, come ho detto prima, devo rifarci un po', come si dire, la mano, ecco, perché comunque sono stato fermo dall'ultima partita dei playoff l'anno scorso e devo un po' rientrare, diciamo, nella testa dei commenti, ecco, la mentalità dei commenti. Mi ha detto questo, niente, ci vediamo poi alla prossima partita, giocheremo a Prato e guardiamo un po' come va. Speriamo che Livorno possa avere almeno quest'anno un briciolo di gioco, o perlomeno un briciolo di gioco in più rispetto all'anno scorso e a questa partita qua, perché comunque di gioco qui non si parla, si parla tutto tranne che di gioco. E soprattutto poi alla fine speriamo che possiamo ripeterci il risultato finale, ovvero che magari vinciamo la prossima partita. Via, ciao a tutti.